Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito gianlucarossi.it, beh, parte una settimana in cui l'Inter è prima in classifica, forse l'avete capito, in anticipo rispetto alle mie previsioni. Allora, dovete sapere che per andare a vedere tutti i dettagli, i ricorsi storici, da quando l'Inter non era prima nel girone di ritorno, praticamente dall'anno del triplete, ve lo dico io, e tanti altri dettagli, l'app di OneFootball è sempre a vostra disposizione. Ok, partiamo con il video editoriale. Il video editoriale si chiama, è un titolo che ho inventato adesso, Dovete stare tra il calmo. Il molto calmo e il calmissimo, perché già stamattina sono andato giù al bar, perché io faccio da 4 anni una rubrica sul giorno che si chiama Bar dello Sport. Praticamente vado, prendo questi miei amici anziani che partono già di Sambuca alle 8 del mattino e ogni tanto mi diverto a farli litigare per ispirarmi loro. Sa, ognuno ha una musa ispiratrice, ecco, io ho questi anziani qui, cioè io ogni tanto passo, gli dico, però l'Eriksen, loro litigano, e poi dopo 5 minuti, che si sparano di tutto, non hanno capito più chi ha detto, chi è che l'ha di l'Eriksen? Vabbè, comunque, al di là di questo. Allora, siccome sono andato giù stamattina e sentivo delle robe del tipo e l'Inter le campion, già, no, ciondolavano, e l'Inter le campion, allora li ho cazziati tutti. Allora, per chi è nato, come dico sempre io, below the Po River, sotto il Po, e l'Inter le campion, in dialetto milanese significa l'Inter è campione. Questi qua devono stare calmi, dovete stare calmi anche voi. Ho già letto dei titoli di giornale che mi hanno ammazzato dalle risate. L'Inter scappa. Ma cosa scappi, cosa, che sei avanti a un punto? Dov'è che scappi? Non scappi niente, anche se vinci il derby sarei avanti di 4, tu non scappi da nessuna parte. Per questo che dovete stare tutti, sembra che siate primi in classifica per la prima volta. Non avete ancora capito le lezioni degli anni scorsi? Dovete fare come quegli altri che ogni volta erano lì, allora ragazzi il sorpasso, non hai fatto il sorpasso. Non è importante farlo adesso, sono contento che l'abbiamo fatto. I sorpassi veri si fanno ad aprile. Quindi dovete stare calmi, che non abbiamo ancora fatto niente, che come ha detto Antonio, sempre tu sei Maresca, sei sempre... No, non è vero, questo non c'entra Antonio, cosa ha detto Antonio Conte? Che questo deve essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo, che siamo primi di un punto, non è cambiato niente. Voi dovete pensare che non è cambiato niente. Questo per dirvi che dovete stare calmi. Poi qui, si vede? No, chiedo al webmaster se si vede. Allora, qui... Sapete che, insomma, domenica pomeriggio accadrà una cosa particolare alla quale io tengo molto. A me non me ne frega niente delle partite con la Juve. Io sono stato cresciuto con Prisco e a me mi interessa il derby. Ecco, siccome l'ultimo di campionato l'abbiamo perso, adesso al di là della Coppa Italia, è opportuno che qui, noi, nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio di domenica, si esca vincitori. Piantiamola con le scaramanzie. Se siete gente che è scaramantica, che va dai maghi, a chiedere sul lavoro, la salute, l'amore, non seguite questo canale. Io non parlo con la gente che sta ancora lì a strofinare le pietre nelle caverne come se fossimo nel Medioevo. Noi siamo favoriti, punto e basta. E il derby noi lo dobbiamo vincere semplicemente perché siamo favoriti. Perché il Milan ha la partita di Coppa, arriverà più stanco e noi abbiamo tutta la settimana per pensare a questa partita. Quindi se non vi va bene, io lo dico senza tema di smentire, tanto i pronostici li ho già sbagliati tutti nell'ultima settimana, che mi ha fatto anche piacere. Continua a dirlo. Pagelle, Inter-Lazio merita le pagelle, un po' che non le facevo. Andanovic 6,5. La palla deviata da Escalante cosa poteva fare? Però ha fatto un'uscita nel primo tempo su Lazzari al 14° minuto, che chi ha la televisione, che è un elettrodomestico molto diffuso nelle case degli italiani, probabilmente l'ha vista, non se l'è sentita raccontare. Andiamo avanti. Skriniar 8, gliel'avevo già fatto il video editoriale. Questo è l'unico Milan che è primo in classifica, il signor Milan Skriniar 8. A un certo punto ha arpionato una palla su una combinazione in velocità della Lazio, dove ragazzi, poi ha imparato a giocare a 3, ragazzi, non gli puoi non dare 8 a Skriniar. Vado avanti. De Vrij Bastoni 6,5, hanno fatto il loro. Hakimi, ragazzi, gli do 6 perché io da Kimi mi aspetto molto.
E secondo me può fare di più. Poi ogni tanto quando li massacri danno di più. Barella, partita, devo dire, ormai è suntuoso. Barella per noi deve sempre fare, però ha fatto la sua partita da 6,5. Bravo come Brozovic e come Bastoni a non prendere il cartellino giallo, perché su di noi, forse non vi ricordate, incombeva anche il pericolo giallo, cioè la possibilità che questi San Siro il derby lo vedessero seduti in tribuna. Brozo, a parte che mi ha fatto morire Conte nella conferenza della vigilia, quando ho cominciato a ridere perché gli hanno chiesto: ti sei mai immaginato nella testa di Brozovic? Brozovic, lo sapete che è un pazzo nel bene o nel male, ma ha fatto una partita, ragazzi, e credo abbia fatto 25 km, cioè non si può dire niente, ha fatto tutto. Brozovic ha fatto tutto. Eriksen, attenzione, su Eriksen ho una diapositiva, perché sapete che abbiamo questionato tanto, una diapositiva che adesso vedrete mentre sto parlando, perché io sono andato a salutarlo a Firenze e gli ho portato bene, perché da quando sono andato io a fare uno che voleva fare la foto con lui e gli ho detto due parole in inglese, dai Christian, a me non c'è più quel faccino lì così. Quel faccino, ma a che piano va? Io al terzo, vabbè, se posso io vado al quarto. Brozo, come Brozo, Eriksen deve avere quella faccia lì giusta e finalmente ce l'ha avuta. Sapete che cosa mi è piaciuto di Eriksen? È per questo che gli do 7. Finalmente la prima partita dove si è visto un giocatore. I piedi li conosciamo, che abbia i piedi sontuosi, lo sappiamo tutti, ma io l'ho guardato senza palla. Finalmente andava a chiudere, rincorreva gli avversari. Se quando c'è stato bisogno ha buttato la palla in tribuna. Bravo, Christian Dannemann, Eriksen. Finalmente, bravo, bravo, e sono contento di averti incontrato. Eriksen finalmente è entrato, secondo me, nel progetto. Poi non è che adesso improvvisamente le gioca tutte. Bravo. Perisic, questo gliel'avete detto di tutti i colori. È uno che ha fatto il triplete. Chi è interista vero il triplete sa cos'è. È vero, è snervante, ma ha fatto una partita meravigliosa. Sapete che cosa gli do a Perisic? Apposta perché a voi sta antipatico, gli do 7,5. Perché ha fatto tutto. Ha fatto tutto. Ha attaccato quando poteva attaccare, soprattutto non ha mai fatto andare via Lazzari e quindi gli do 7,5. Mi dispiace, ma stavolta a Perisic io gli do 7,5. Questa è la miglior partita negli ultimi anni del signor Perisic e magari ne facesse altre. Vabbè, Lukaku glielo dà 9, cosa devo fare? 300 gol è arrivato, 56 con l'Inter, ne fatti 57 col Belgio, se ne fa uno in più, è capocannoniere con Ronaldo, mi pare 4 rigori su 16 gol, cioè Lukaku vogliamo ancora discutere, cioè ragazzi, Lukaku gli do 9. Lautaro 7, Lautaro 7 perché comunque ha fatto gol, mi è sembrato un po' più precisino, ma Lautaro è uno che ogni tanto devo bastonare, quindi 7. Vai, D'Ambrosio, Gagliardini, Darmian, Pinamonti, tutti senza voto, perché comunque Sanchez 5, basta. Sanchez 5 perché in questo momento mi sta sulle balle, perché entra sempre con quell'atteggiamento che non viene. Quindi Sanchez 5, non ci sono altre discussioni. Ragazzi, abbiamo recuperato tutti qua, qua, cuore dov'è qua? Se non faccio così. Nelle gambe li abbiamo recuperati tutti, non abbiamo scuse. Sono molto contento di quest'Inter, ma ripeto, siccome siamo avanti un punto, un punticino, e ce ne sono ancora 48 a disposizione, sapete cosa sono 48 punti? Cioè l'Inter a 50 ci sono ancora 48 per 16 giornate. Quindi, ripeto, dovete stare tra il calmo, il molto calmo e il calmissimo. Mica andare in giro, l'Inter, campione niente. Adesso avanti così, siamo arrivati al primo posto, adesso bisogna restarci. Ciao, a presto.